20 giugno 2024, una data cerchiata in rosso da mesi sul calendario della città di Pesaro, della provincia di Pesaro e Urbino, un'attesa che ha rispettato le aspettative. Cerimonia inaugurale di Pesaro, capitale della cultura 2024, alla Vitrifrigo Arena, davanti a 8.000 spettatori, 2.000 studenti e tutta la comunità riunita, dai 50 rappresentanti dei comuni della provincia coinvolti nel progetto 50x50 Capitali al Quadrato, ma soprattutto dalla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, accompagnato dagli applausi del pubblico pesarese. Tanti verranno a Pesaro, da ogni parte d'Italia, d'Europa, da altri luoghi, per incontrarvi, per conoscere il vostro patrimonio storico-artistico. È una conseguenza di quella circolarità della cultura che non sopporta restrizioni o confini. Se la cultura è sapere, creatività, emozione, passione, sentimento, ebbene è il presupposto della nostra libertà, inclusa quella di stare insieme. Pesaro è ricca di retaggi culturali. E il progetto che coinvolge 50 comuni della provincia amplierà ancora di più le opportunità di questo anno straordinario. Fare cultura significa creare opere dell'ingegno. Il fatto che si continui a sognare, ha scritto l'antropologo Roger Bastid, conferma che la creazione resta da completare. Per Pesaro inizia quindi oggi un sogno operoso, un sogno sorretto dall'impegno di realizzazioni concrete. Buon anno da Capitale Italiana della Cultura per il 2024. Grazie Presidente. Parole di solennità istituzionale, quelle con le quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lodato la missione culturale di Pesaro. Parole che sono state l'apice di una mattinata alla Vitrifrigo Arena condotta dalla travolgente ironia e simpatia di un maestro del palcoscenico come Paolo Bonolis. Se la tecnologia deve essere un'importante via d'accesso alla conoscenza e alla cultura, vi prego tutti voi di guidare i ragazzi a farne un uso della tecnologia e non un abuso, e che la conoscenza attraverso la tecnologia sia una strada, semmai, ma non una scorciatoia. Io vi ringrazio per questo che mi avete concesso di poter dire. E naturalmente riflettori puntati sugli amministratori locali che hanno avuto l'ambizione e la fede di credere in questa missione di Pesaro, capitale della cultura, che oggi prende ufficialmente il via. Il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco Daniele Vimini. Sì, io penso che noi dobbiamo essere orgogliosamente gente di provincia, perché significa stare con i piedi per terra, sapere che bisogna camminare e correre più forti degli altri per arrivare, ma mai provinciali, perché noi dobbiamo volare alto, dobbiamo avere l'ambizione di dare una speranza a questo territorio, con l'orgoglio di pensare e di chi pensa che questa provincia, questa regione possa essere uno dei posti migliori del paese. Un sogno nato 10 anni fa, quando abbiamo deciso di ristrutturare l'economia della nostra città dopo la grande crisi economica, puntando su cultura e bellezza. E oggi essere capitale italiana della cultura è un grande obiettivo raggiunto, ma anche un grande trampolino di lancio, perché vogliamo davvero modificare il nostro sistema economico a favore delle nuove generazioni e del futuro economico del territorio stesso. Pubblico numerosissimo, 8.000 persone, ma anche un'educazione, una capacità di ascolto anche dei temi profondi che sono passati per questa giornata, veramente, veramente encomiabile, ed è l'idea appunto che, diciamo, non siamo come città, come provincia, come regione, capitale della cultura evidentemente a caso, perché c'è una cultura, diciamo, anche del sapere vivere momenti come questi, che sono però per noi fondamentali, perché è la spinta più forte che potevamo anche pretendere per avere un anno come quello che ci aspetta davanti, ricco di iniziative, ma necessitante anche di farlo capire e conoscere al resto d'Italia. Il capo dello Stato, ma anche la rappresentanza del governo Meloni, presente oggi il ministro Gennaro Sangiuliano, che ha ricordato anche un aneddoto che ha portato a questa capitale della cultura, quando da giornalista dialogò con Matteo Ricci in tempi non sospetti sulla possibilità di realizzare quello che oggi è realtà. Fra i desideri e i saperi si forma una nuova città che vi siete posti come obiettivo di immaginare, la città che ancora non c'è e che potrete da oggi iniziare a costruire, approfittando di questo anno che vi darà l'opportunità di disegnare il futuro che volete e che vi appartiene come destino culturale. Viva Pesaro 2024, viva le Marche e viva l'Italia!
Giornata memorabile, importante, un lavoro che è stato riconosciuto all'amministrazione comunale, alla città di Pesaro e alla provincia di Pesaro Urbino. Un gioco di squadra importante da cui prendere non solo spunto esempio, ma su cui costruire un gioco di squadra nelle Marche, nel centro Italia, per ridare splendore a questi territori che hanno sofferto tantissimo a causa del sisma, degli alluvioni, e che però intorno alla cultura, intorno alla dinamicità delle popolazioni e delle comunità locali, credo che possano ritrovare non solo uno stimolo, ma anche quel giusto risultato e quei giusti obiettivi che poi ridanno anche la capacità di competere e di attrarre. Questo 20 gennaio è cominciato con i versi della poetessa Mariangela Gualtieri. È continuato con il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre e poi un pomeriggio che è andato avanti con la musica di Max Gazzè dell'Orchestra Casadei e in serata con lo spettacolo di Rosa Chemical. Primi assaggi di un programma di Pesaro 2024 che è coordinato da Agostino Ritano e Silvano Straccini. È stata una cerimonia memorabile soprattutto per la partecipazione popolare che abbiamo avuto e per l'onore della presenza del Presidente della Repubblica. Questa grande attenzione, diciamo, che l'istituzione del Presidente ha suscitato nel connubio della cultura è stata veramente una miscela di straordinario interesse. Abbiamo avuto quindi questo calore e presentato il nostro piano per questi 300 giorni di attività, più di 400 artisti da 35 paesi del mondo. È un inizio, credo che sia stato un buon inizio, quindi l'anno che verrà sarà sicuramente adeguato a un inizio come questo.